Benvenuti a questa grande cena chiamata Cena dell'Anno di Radio Birichina. Però fatemi sentire! No, no, io non ho sentito niente, tu hai sentito? Proprio per niente, allora mi arrivo. Riproviamo, vai! Dalla parte di qua! Pronti? Bravi! E di qua? Vince la destra, eh! Vince la destra, siamo in campagna elettorale, però non tenete le foto. Riproviamo, sentiamo, vai! La sinistra! La destra! Allora, io non sono Berlusconi, però stasera ha vinto la destra. Allora, benvenuti a questo grande appuntamento che verrà tutti noi partecipi, perché vogliamo partecipare da attori, non vogliamo vedervi soltanto spettatori ma attori, volete ballare e cantare con noi e applaudire i nostri artisti che tra poco saliranno sul nostro palcoscenico. Io sono Roberto di Radio Birichina, fate un bel applauso, vai! Roberto Fabella, eccolo qua, voce di Radio Birichina. Qua con me ho anche quella che ogni mattina mi affianca dalle 6 alle 7. E si chiama Rosa, dove sei Rosa? Vieni Rosa, fai un applauso a Rosa, eccola qua. Lei è quella che ascoltate ogni mattina con me, saluto, vai. Buonasera a tutti, ben arrivati, ciao. Pensate, lei è piccolina, ma vi assicuro che in testa non ha il cervello solamente, ha solamente un bagaglio musicale che è infinito. Lei sa tutto degli anni 60, è una enciclopedia incredibile, fategli un grande applauso. Grazie. Grazie. Benissimo, ci lasciamo lì la Rosa, lei è la donna che stasera segue la nostra lotteria, c'è tantissimi premi per tutti i televisori regionali. Poi abbiamo la pasta, era buona la pasta? I tortellini? Beh, sono avesani! Grazie peraltro anche ai signori avesani che sono qui e anche al direttore commerciale Enrico Marchesini che so che è con noi, vero? Benissimo. Buonasera, buona cena! Grazie, buonasera. Allora, visto che ci siamo, io spezzerei una lancia a favore dei nostri amici che hanno cucinato, a tutti i volontari. Io comincerei con le donne che sono in cucina, bravo, le signore. Bravo. Tutte le donne prima, un applauso alle signore che lavorano in cucina. Applauso forte, tutti. Sì, quando chi parla? Tutti gli uomini, tutti i nostri cuochi, un applauso ai cuochi. Un applauso a chi ha dato a noi la possibilità di fare questa grande serata, che è il signor Felter e il suo magnifico gruppo. Il gruppo balistico Felter Costantino. Chiama fuori Costantino, vai Costantino, dove sei? So che bisogna chiamarlo, so che ha bisogno di un applauso, quindi per farlo arrivare qua datemi una mano anche voi, vi prego, con l'applauso fatto bene, perché vorrei Costantino Felter con noi. Io vorrei le donne, le signore che lavorano qua in sala, se li vanno a prendere Costantino se lo portano qua. Signora, scusi. Mi prendo Costantino e così se lo portano fuori. Lo cerchi, sia gentile, dai. Costantino, fatti vedere! Lui è un uomo che lavora tutto il giorno, la notte sempre, però non viene mai fuori, se lo vai a vedere. Dov'è Costantino? Lo stavo cercando. Costantino, dov'è? Dove sei? Oh, finalmente! Buonasera! Guarda Costantino, sei l'uomo della serata, perché tutti mi hanno detto che io ho mangiato benissimo, voi anche, vero? Quindi l'onore e il merito va soltanto al signor Costantino. Allora il merito vanno ai cuochi, a chi è capace di fare lo spiedo, perché lo spiedo che mangiate qua è improbabile davvero, eh? Abbiamo avuto lo spiedo per il nostro applauso! Attenino. Ma prima della spiedo cosa c'è? I primi piatti, eh? E chi mi mette avvisani con Emilio e avvisani di persone che veramente sponsor della serata, grazie a loro avete mangiato dei tortellini favolosi e delle tagliatelle al pesto, penso impeccabili, grazie! È proprio così, grazie Costantino. E il vino non manca, eh? No, il vino non manca, sul gambo il vino non manca mai. Allora, fai.